La riproduzione del Sacro Telo di Oviedo, quella che state vedendo in esclusiva in questo momento, e con questa riproduzione inizia un nuovo viaggio questa mattina, quarta stagione di Bel Tempo si spera. Il buongiorno a voi a casa, a voi in studio, ed Emanuela Marinelli, sindonologa, che noi siamo soliti disturbare in questi casi. Professoressa Marinelli, il Sacro Telo, che cos'è? Siamo abituati all'idea della sindone e alla presenza di questa sacra reliquia, ma quando si parla di Telo di Oviedo, che cosa si allude? Beh, dobbiamo partire dal Vangelo di Giovanni, che narra che entrando nel sepolcro vede non solo i teli ormai vuoti, ma vede anche da parte il sudario che era stato sul capo di lui, dice Giovanni. Ecco, questo sudario, questo che è a Oviedo, ha tutte le caratteristiche, le carte in regola per essere proprio quello. È un telo di lino, è grande circa 84 x 54 cm, è filato a mano con la torcitura Z come la sindone. Attenzione. Però è a trama ortogonale, cioè è una tessitura più povera, più semplice. E una lunga tradizione ci trasmette che questo panno dal sepolcro di Gesù è stato portato fino a Oviedo. Posso anche dire qualche tappa, certo, di questo viaggio. Perché ne ha fatti di tappe, eh? Sì, perché è rimasto a Gerusalemme. Beh, intanto dobbiamo dire che è macchiato di sangue, questo, certo, si vede, no? Certo. Però accenniamo un po' alla storia. È rimasto a Gerusalemme fino a quando Gerusalemme fu invasa dai persiani di Cosroe, siamo nel 614 d.C. E in fretta e furia fu portato ad Alessandria d'Egitto, pensando ad averlo salvato. Invece, dopo due anni, i persiani sono arrivati pure lì. E allora, e attraverso il Nord Africa è stato portato fino in Spagna ed è stato conservato a Toledo, ma lì anche c'è stata l'invasione araba. Quindi da Toledo nel VII secolo è stato spostato fino su a Oviedo, che è nelle Asturie, nel nord della Spagna, e lì è rimasto. Dove ha una camera santa, cioè quindi una stanza, sì, appositamente dedicata a questa reliquia, sulla, sì, quale, ricordiamo, si concentra l'interesse non soltanto di Bel Tempo si spera, ma anche di un intero popolo spagnolo e, perché no, del mondo della cristianità. È un telo che può essere esposto soltanto tre volte l'anno, l'ultima il 21 di settembre. E per noi ad Oviedo c'era e c'è la nostra Antonella Ventre. Antonella! Sì, Lucia, buongiorno. Noi siamo proprio all'interno della cattedrale di Oviedo, dove è conservato il Santo Sudario, e tra poco vi porteremo al cospetto di questa reliquia importantissima per la nostra fede. Qui però tre volte l'anno viene esposta al pubblico e la devozione è tantissima. Pensate che noi siamo venuti qui e questa chiesa era piena. Non sarò io però a raccontarvelo, saranno proprio le immagini. Guardate qua. È un atto di fede importante venerare il telo che ha avvolto il viso di Gesù. Ci fa vivere la nostra fede in modo molto più profondo. Io ci vedo il volto di Cristo in questo sudario. Ogni volta che posso cerco di avvicinarmi al sudario. La fede qui muove tutto. La Camera Santa e il Santo Sudario sono davvero importanti per noi. Questa reliquia ci insegna ad avere maggiore attenzione per gli altri.
Questo era solo l'inizio di questo viaggio, perché ci saranno tantissime altre sorprese. Ci avvicineremo anche noi a Colspetto di quella reliquia e ve la faremo vedere, ma soprattutto vi faremo anche ascoltare le parole di uno dei massimi esperti mondiali, che ci spiega proprio quali sono le comparazioni possibili tra la Sindone di Torino e il sudario di Oviedo. Ci rivediamo tra poco, noi ci spostiamo proprio nella Camera Santa dove è conservato il sudario di Oviedo. Noi ci contiamo, Antonella, ci contiamo. Guardate, queste saranno immagini in esclusiva con la regia del nostro Gianni Vucai, con la nostra Antonella Ventre. Noi entreremo in esclusiva in quella Camera Santa. Intanto, professoressa Marinelli, Antonella ci lascia come al solito con l'acquolina in bocca. Stiamo per capire anche che rapporto c'è tra la Sindone e il Sacro Telo di Oviedo. Lei ha detto è questo lino, questo telo che ha avvolto il capo dell'uomo della Sindone, ci ha insegnati a parlare così. E allora in che rapporto state? Vedete le due riproduzioni, in che rapporto sono queste immagini? È stato possibile fare una sovrapposizione fra le macchie di sangue del sudario e quelle che ci sono sulla Sindone. Sulla Sindone c'è anche l'immagine del volto, del corpo, e questo è dovuto al fatto che la Sindone ha avvolto il corpo. Qui siamo nella zona del volto, no? Sì, noi vediamo le macchie di sangue per esempio sulla fronte che colano della coronazione di spine, e il volto è diciamo generalmente insanguinato, però non è il sangue che ha dato l'immagine sulla Sindone, ma un particolare fenomeno di disidratazione e ossidazione che sembra provocato dalla luce. Qui siamo in un tempo successivo, perché prima sulla Sindone è arrivato il sangue e poi si è formata l'immagine. Professoressa Marinelli, quando lei identifica quelle gocce di sangue, le chiedo un attimo di farle vedere, così a casa capisco. Sono queste quelle che noi troviamo sul telo di Oviedo? Beh, in particolare si vede per esempio la punta. L'ultima goccia del sangue che si vede sulla fronte si identifica anche sul sudario, però sul viso c'è molto meno sangue e questo è stato, diciamo, dichiarato strano. Dice, ma come, non era tutto insanguinato il viso? Ma il sangue del viso è stato raccolto per la massima parte dal sudario, perché quando il corpo è stato tirato giù dalla croce, proprio dal naso e dalla bocca è uscito ancora sangue e addirittura liquido proveniente da un edema dei polmoni. Quindi è interessante che ci siano anche questi fluidi usciti dal corpo che hanno macchiato il sudario in maniera, diciamo, simmetrica, perché il sudario era piegato in due. Quindi c'è la coincidenza di queste due parti e tutto questo coincide con molti punti del volto. E poi il sangue ha lo stesso gruppo sanguigno, questo è molto importante. Ecco qua, secondo passaggio essenziale, stiamo parlando dello stesso gruppo sanguigno. Vale a dire che si presume che l'uomo avvolto nella sacra Sindone sia lo stesso, o perlomeno abbia esattamente lo stesso identico gruppo sanguigno del volto che ha avvolto il sacro telo. Quindi prima è stato avvolto il capo e il volto mentre era ancora sulla croce, poi è stato tirato giù dalla croce, quindi è uscito altro sangue in questa operazione, e poi dopo è stato portato al sepolcro e tolto questo sudario e messo da una parte, quello che dice Giovanni, e dopo è stato messo il corpo nella Sindone. Ecco, l'interesse dello stesso gruppo sanguigno è che il gruppo AB, che è il più raro, ce l'ha solo il 5% della popolazione. E anche molto interessante sono i pollini trovati sui due teli, perché sulla Sindone e sul sudario ci sono molti pollini in comune di piante del Medio Oriente. La fermo su questo punto. Torniamo un attimo ad Oviedo e poi ripartiamo da questo ulteriore elemento fondamentale per far capire il grado di parentela di queste due sacre reliquie. Antonella, a Oviedo, se sei pronta. Sì, Lucia, in realtà piano piano ci stiamo avvicinando alla reliquia del Santo Sudario, che è questo telo, una riproduzione che noi vediamo qui, e ogni singola macchia di queste ci racconta gli ultimi attimi della vita di Cristo. Per spiegarci però meglio cosa rappresentano e come veniva apposto il sudario, siamo andati a Madrid e abbiamo chiesto a uno dei massimi esperti mondiali, appunto, di spiegarci queste macchie e la loro comparazione con la Sindone. Guardate cosa ci ha detto. E nel sudario... Nel sudario la causa della morte è stata un edema polmonare e una grande fatica, che corrisponde probabilmente alla flagellazione che ha dilaniato tutta la parte dei polmoni. Questa è la fronte.
Questa è la barba, con i due lati della barba. Qui c'è l'orecchio sinistro. E questa è la parte della nuca con tutte le macchie prodotte dalla corona di spine. Questo è un telo simile in dimensione al sudario di Oviedo, utilizzato, come vi dimostrerò, su un individuo morto con la testa inclinata. Il sudario ad un'estremità era stato messo nella parte posteriore della testa e cucito intorno ai capelli perché non cadesse, e il resto del sudario fu passato davanti alla testa fino all'orecchio sinistro, e all'altezza dell'orecchio venne girato di nuovo sul viso in modo da avere due lati del telo davanti al viso. Questo probabilmente si deve al fatto che volessero raccogliere tutto il sangue o i fluidi sanguigni, perché nella cultura ebraica era necessario che il sangue del defunto venisse interrato con il corpo. Così passò un'ora approssimativamente, in posizione verticale, a testa in giù con la faccia rivolta verso il suolo. Dopo il telo veniva aperto, passandolo completamente intorno alla testa, e si faceva un nodo nella parte alta in modo che diventasse un cappuccio. Poi veniva tolto e spolverato con aloe e un succedaneo della mirra. La sequenza è prima il sudario, quando ancora sta sulla croce, e poco prima di entrare nel sepolcro viene tolto il sudario dalla testa, lo si ripone separatamente e si utilizza la sindone per poi interrare il corpo. Le corrispondenze che abbiamo potuto trovare tra la sindone di Torino e il sudario di Oviedo sono che entrambi i teli sono stati utilizzati su un individuo che aveva capelli lunghi, barba e ovviamente caratteristiche anatomiche simili, come la dimensione del naso e degli occhi. Il sangue che si è conservato su entrambi i teli appartiene allo stesso gruppo sanguigno, e questa è una probabilità su 1000 approssimativamente. Inoltre c'è una coincidenza molto particolare, del tutto inaspettata, ossia su entrambi i teli c'è della polvere sulla punta della narice, che potrebbe essere attribuita al fatto che l'individuo cadde faccia a terra. Poi, nella parte della nuca, una serie di ferite provocate da elementi appuntiti come delle spine, con una distribuzione geometrica molto simile in entrambi i teli. E infine ci sono alcuni enigmi che vengono spiegati solo se l'individuo della sindone utilizzò il sudario, come ad esempio la coda di cavallo, che altrimenti è inspiegabile. La scienza ci spiega come questo telo possa raccontare gli ultimi attimi di una vita, quella di Cristo. La fede, invece, ci dice che cosa va al di là. Ci rivediamo dopo, vi portiamo davvero davanti al sudario che ha avvolto Cristo negli ultimi momenti. Grazie Antonella. Per chi ha fede, l'uomo dei dolori è Cristo, ed è comunque emozionante vedere che uomini di scienza, Cesar Barda tra l'altro è un fisico, uomini di scienza continuano a non nominarlo Cristo, ma continuano però a riportarci a quello che i Vangeli e le scritture raccontano. Intanto io saluto il professor Pietro Pescetelli, grazie cardiologo. Professore, ho mille curiosità per lei, però devo concludere questo discorso dei pollini che abbiamo lasciato appeso con la professoressa Marinelli. Sono un'ennesima prova tutto quello che è stato scritto trova riscontro nella sindone. Sì, sono molto importanti i pollini, perché praticamente i pollini ci danno un'indicazione geografica della provenienza dell'oggetto, perché la maggior parte del polline di una pianta cade attorno alla pianta stessa, quindi a grandi distanze non si possono avere pollini di piante come per esempio lo Zygophyllum dumosum, che è stato trovato solo nella zona dell'Israele, Sinai e Giordania, e c'è sulla sindone. Ora, i pollini trovati sulla sindone che riguardano la Palestina, l'Israele, in buona parte coincidono con quelli trovati sul sudario. E sul sudario poi ci sono pollini del Nord Africa, a conferma del viaggio, mentre sulla sindone mancano i pollini del Nord Africa e ci sono pollini della Turchia. E noi sappiamo che la sindone ha attraversato la Turchia. Ma c'è un particolare veramente importante. Uno dei pollini trovati sulla sindone è quello dell'elicriso, ed è una pianta dai cui fiori si ricavavano balsami costosissimi per le sepolture di persone di alto rango,
Quindi la preziosità della stoffa della Sindone e questo elicriso ci testimoniano di una sepoltura regale. E sul sudario è stato trovato un granulo di polline di elicriso addirittura incastrato nel sangue. Quindi a riprova definitiva che non possa essere momento, stata una contaminazione successiva. No, in quel momento il sangue ha fermato anche questo polline dell'elicriso. E questa è una scoperta che dobbiamo alla dottoressa Marzia Boi, che è una palinologa che italiana, che lavora all'Università delle Baleari e collabora agli studi della Sindone e del sudario. E guardate, questo è un tassello importantissimo in giorni in cui si parla molto di Sindone e poi vedremo perché. Sì. Professor Pescetelli, abbiamo visto un fisico, la Sindone interroga anche la scienza, è una sfida per la scienza da decenni e decenni. O apparecchiature costosissime vengono messe a disposizione per capire ancora di più. Io le faccio una domanda diretta, vorrei capire cosa ci fa un cardiologo che mette la sua scienza a disposizione di questo studio. Perché un amore, un interesse per la Sindone e soprattutto dove siamo arrivati con i suoi studi? È un piccolo contributo in realtà, che è il mio, ed è viene alla fine di un contributo di tanti altri medici e in particolare cardiologi che hanno studiato la Sindone. L'ipotesi che io porto avanti sostanzialmente è quella di una morte cardiovascolare sulla croce, in particolare per una complicanza di un infarto del miocardio acuto. Non è un'ipotesi nuova, perché in realtà già nella seconda metà dell'Ottocento un medico cardiologo scozzese, William Stoud, aveva proposto in una sua pubblicazione, che fece scandalo aveva proposto questa ipotesi, poi ripresa nella seconda metà del Novecento dal professor Malantrucco Romano. E l'ipotesi è quella di una morte per un emopericardio, cioè una rottura di cuore conseguente di un infarto miocardico acuto. Professore, rottura di cuore è un'espressione tremenda che non può non farci pensare a parte l'immagine terribile di un cuore che si rompe, a delle sofferenze che ci sono dietro tutto questo. Me lo spiega questo punto della rottura di cuore? Me lo chiarisce bene? La rottura di cuore è una complicanza di infarti del miocardio abitualmente piuttosto estesi, che interessano il ventricolo sinistro, e si realizza abitualmente durante la prima settimana dall'inizio della sindrome coronarica acuta che ha generato l'infarto. Nel caso di rottura di cuore, la improvvisa lacerazione genera ovviamente un enorme dolore, immaginiamoci il dolore da lacerazione dei tessuti, e la fuoriuscita di una quantità di sangue nello spazio pericardico, che è lo spazio che riveste come una membrana attorno al cuore. Questo sangue che irrompe nel sacco pericardico genera appunto l'emopericardio, che purtroppo è una condizione abitualmente mortale nel giro di pochissimo tempo, se non si ha a disposizione un'equipe cardiochirurgica per poter intervenire. E la condizione che determina l'arresto cardiaco si chiama tamponamento cardiaco, una sorta Professore, di per parlare più semplice, questo cuore scoppia di dolore, è il crepacuore in un certo senso, c'è qualcosa che... Tradizionalmente noi... Me lo faccia capire bene, guardi, nostra, questo è un passaggio importantissimo. Nella nostra tradizione le mamme dicono ai figli scavezzacollo, no? Sì, mi fai morire di crepacuore. Esatto. In realtà questa è un'esperienza che noi vediamo non rarissimamente. Basti pensare a gravi lutti che colpiscono alcune persone, per esempio coniugi che sono vissuti tutta una vita insieme, muoiono a distanza di pochissimo. E a distanza di pochissimo tempo l'uno segue l'altro, si lascia morire praticamente. In realtà da qualche anno è nota l'esistenza di una condizione di una cardiopatia particolare legata allo stress catecolaminico, cioè l'iperproduzione, l'iperincrezione delle catecolamine, che sono gli ormoni dello stress, finisce per determinare una sorta di tossicità cardiaca
una vera e propria sindrome coronarica che normalmente noi curiamo con il riposo, con la tranquillità. Professore, dopo mi deve spiegare però che cosa c'entra questo con la possibile diagnosi di edema polmonare come causa della morte dell'uomo della sindrome. Poi vedremo che tutto fila perfettamente e lo faremo anche con l'aiuto e l'ausilio di alcune diapositive. Ci permettete di tornare un attimo a Oviedo? Perché questa Camera Santa da aprire nella cattedrale di Oviedo adesso è nostra. Ci siamo entrati grazie a Gianni Bughe ed Antonella Ventre e ci ritorniamo. Antonella, a te. Eccoci Lucia, sì, siamo pronti a farvi vedere il Santo Sudario. Alle mie spalle c'è la Camera Santa, noi siamo venuti qui per la festa, però abbiamo potuto anche assistere ai momenti di preparazione per l'ostensione. Sono momenti davvero particolari e unici e li vogliamo condividere insieme a voi. Eccoli. È sempre una grande emozione, perché possiamo toccare con mano, cioè stare così vicini a un telo che è stato a contatto in maniera diretta con Gesù, che contiene il suo sangue, che è stato con lui in momenti così decisivi per l'umanità. La morte di Gesù non solo ci insegna che la generosità è amore di Dio per gli uomini, ma ci dice anche qual è il cammino che noi cristiani dobbiamo seguire, cioè di sacrificarsi per gli altri fino a dare la vita. Effettivamente Cristo è stato un uomo che ha assunto tutte le qualità umane nella sua vita terrena, e in questo anche il dolore umano. Alle volte ci domandiamo perché il dolore degli innocenti. È un mistero che, alla luce della croce di Cristo, che ha dato fino all'ultima goccia del suo sangue per noi, possiamo provare a capire. Ed è per questo che Lui cerca di insegnarci a prendere la croce su di noi e a portarla. Non c'è altro modo di costruire il regno di Dio. Nel capitolo 20 del Vangelo di San Giovanni, la domenica che la Maddalena arriva al sepolcro, lo vede vuoto e si domanda chi abbia prelevato il corpo del Signore. Comincia a correre verso il luogo dove sono gli apostoli proprio per chiedere dove hanno portato il corpo di Cristo. In questo momento escono correndo Pietro e Giovanni e vanno al sepolcro, ma quando entrano Giovanni vede che i teli sono vuoti, la sindone è vuota e il sudario riposto in un angolo a parte. Lui, che aveva visto quando avevano chiuso il sepolcro, perché fu l'ultimo a rimanere fino alla fine con Gesù, racconta che quando vide i lenzuoli vuoti, credette, perché fino ad allora non aveva creduto alla resurrezione. Quindi nel capitolo 20, al versetto 7 del Vangelo di San Giovanni, è presente un riferimento al sudario. Dal punto di vista scientifico sono pluridisciplinari. Gli scienziati che stanno studiando il sudario sono pluridisciplinari e quello che possono dire è che si tratta di un panno che contiene il sangue umano del gruppo sanguigno AB e tutte le caratteristiche tecniche che racchiude il panno in sé. Però non potranno dire questo è il sudario del Signore. Ci dicono che coincidono tutti i punti con quelli che vengono riferiti nel Vangelo rispetto alla morte di Cristo, però non possono arrivare a questa conclusione in maniera scientifica. Questa è la nostra fede che lo fa e in questo modo ci dà la vita eterna. Ci ricorda la morte di Cristo, ma anche la sua resurrezione, visto che contiene sangue del Cristo vivo e del Cristo già morto. L'emozione è stata tanta e così si conclude il nostro viaggio. Vi abbiamo portato a conoscere una delle reliquie fondamento della nostra fede e vi volevamo salutare da questa bellissima cattedrale che la custodisce. Quindi da Oviedo è tutto, a te la linea, Lucia. Solito lavoro magistrale, Antonella Ventre e Gianni Bucai. Devo dire che spero di vivere a lungo per guardare la resa della scienza di fronte a ciò che effettivamente l'umano non può arrivare a spiegare, ma questo è un altro capitolo.
Professore, mi sono piaciute tanto le diapositive che lei ha preparato per noi e le voglio far vedere a casa, che chiariscono esattamente di che cosa stiamo parlando. Chiamiamo la prima e così lei ci spiega di che cosa, a che punto esattamente, questa è proprio quella che volevo. Guardate, la sindone da una parte e quella che è rapportata su un organismo umano, su un corpo umano vuol dire? Sulla sinistra vediamo una maschera cadaverica, quello che abitualmente si usa nelle sale autoptiche per descrivere le lesioni che si hanno sul cadavere. Serve semplicemente per rendere più fruibile la visione. Sulla destra abbiamo una immagine negativa che però, come vedete, rende molto più visibile le lesioni del cadavere, insomma. Per quanto riguarda l'ipotesi della morte per emopericardio, credo che si debba tener conto di alcuni aspetti. Prima di tutto, la morte troppo rapida di Cristo sulla croce, tanto rapida che meraviglia anche Pilato. Secondo, la estrema lucidità di Cristo fino negli ultimi attimi prima di morire, che non è compatibile con la morte dell'appeso, la morte del crocifisso, che abitualmente era una morte che interveniva in tempi molto più lunghi per un'insufficienza respiratoria, quindi con una perdita graduale della coscienza. Invece Cristo è cosciente fino agli ultimi anni. È vero atti. Che addirittura gli spezzavano le ossa delle ginocchia ai condannati proprio per accelerarne la morte, sennò erano torture, un supplizio senza fine. Era la tecnica del crurifragium che serviva proprio per spezzando le gambe, impedire al condannato di sollevarsi sui piedi e quindi poter respirare, perché solo così poteva respirare, facendo leva e alzandosi sui piedi inchiodati. Senza il supporto delle gambe non lo poteva più fare e moriva. Poi il grido di Gesù, che fa pensare proprio a qualcosa che si rompe, all'accelerazione, il cuore che si rompe. Quali sono le prove, professore, a suffragio di quello che lei sta dicendo? Beh, direi c'è una testimonianza molto importante, delle cronache, no? Il Vangelo di Giovanni. Giovanni parla nel suo Vangelo della fuoriuscita di sangue e acqua dalla ferita al costato. Ferita inferta dopo morto, serve per testare lo stato di cadaverico di quello che appunto era stato Gesù di Nazareth. E dalla ferita, che qui possiamo vedere, questa, come possiamo vedere nella parte alta della ferita, abbiamo il foro di entrata molto la facciamo preciso. Rivedere un momento, professore, esattamente, eccola lì, questa è la ferita. Come potete vedere, questa ferita ha dei bordi molto regolari, che significa che è stata inferta in un uomo già morto, altrimenti non avrebbe questi bordi regolari. Poi, come vediamo, ha dei margini, i margini laterali presentano, sono divaricanti, il che significa che è uscito del sangue a pressione, da una camera a pressione. Ora, il pericardio che si riempie di sangue in corso di emopericardio è una camera a pressione. Poi c'è una colatura verticale, perché? Perché il cadavere ovviamente era verticale, certo. Ma questa colatura vediamo che non è così nitida come i bordi laterali divergenti. Perché? Perché lì è uscito dell'acqua. Ma che cos'era quest'acqua? Innanzitutto è una testimonianza assolutamente attendibile, perché Giovanni è presente e lo dice chiaramente nel suo Vangelo. Io l'ho visto, dovete credermi perché l'ho visto proprio io. Che cos'è? Non è nient'altro che la fuoriuscita prima del sangue, che è quello che si raccoglie in una camera quando il soggetto è morto, circa un paio dopo. E poi successivamente il siero, che nel frattempo si è raccolto sopra. Questo, e lo dico a casa, come sempre, è solo un accenno, perché noi tiriamo, come dire, il sasso nello stagno e poi dopo ci ritorniamo. Intanto ringrazio ancora una volta Antonella e Gianni Vucai, perché quella camera si aprirà solo ed unicamente il prossimo Venerdì Santo. E ringrazio Pietro Pescetelli, Emanuela Marinelli. E torniamo a dirvi di restare con noi dopo la pubblicità, perché se c'è questo dolore che si cerca di indagare da quando Cristo è apparso tra gli uomini, ce n'è un altro che continua ad indignarci, ed è il dolore che proviamo ogni qualvolta un uomo uccide una donna. Stefano Zecchi e sor Roberta Minerva, dopo la pubblicità. Grazie.